capito stavolta. Spettacolo, spettacolo, che bello, mamma mia che bello. Che vittoria, faticata, sofferta, perché comunque è stato un derby molto sofferto, combattuto. E è arrivata la vittoria, gol di Guarin, incredibile. Non me lo aspettavo, perché in questi ultimi tempi ogni tanto arriva il gol da un giocatore inaspettato. E è stata una bella partita rispetto all'ultima stagione. È stata già più una partita vincente. Abbiamo iniziato un po' a stento, perché comunque dietro abbiamo ballicchiato un po'. Primo tempo, però comunque è stata una partita nel complesso. Nel secondo tempo poi siamo un po' cresciuti. E partita che comunque bella da vedere, ecco. E dispiace soltanto, appunto, per qualche episodio. A me sta un po' cominciando a starmi sul cazzo Bobo Lotelli, perché è possibile che entra, fa sempre il solito pagliaccio, poi deve sempre fare i nervosi avversari. Ormai è un personaggio diventato, a me sta sul cazzo per quello, ecco. Comunque, ci è mancato proprio che quel palo lì sta ancora tremando, ancora poco pareggiava, meno male che quella palla lì non è entrata. Cazzo di Icardi ogni volta, sempre che delude, non riesco a fare un cazzo di gol, perché alla fine Icardi combina poco, però ogni tanto c'è quell'occasione che, di là che anche Diego Lopez ha fatto una gran parata nella prima occasione, che l'ha presa di colpo, come cazzo ha fatto con la gamba. Comunque mi è piaciuto tanto Murillo. Cazzarola è stato davvero un gigante, perché ha fatto degli interventi pazzeschi. Mi è veramente piaciuto. E Juan Jesus, sì, nel lato sinistro comincia a convincere, però Alex Telles ha fatto anche lui una buona parte, quello sì. Santon anche, con Dogbia all'inizio era un po', ha avuto qualche imprecisione, però anche lui nel secondo tempo si è ripreso, ha avuto qualche sguazzo a centrocampo, l'ha fatto. E Perisic, aspettiamo che ancora si deve ambientare, aspettiamo che prenda bene il giro, perché comunque secondo me qualcosa, spero, qualche sorpresa ce la riservi, ecco. Poi un altro che si è ancora riconfermato è Jovetic. Mi sta piacendo Jovetic, perché si vede che sembra che abbia in mano la squadra, che comunque una specie di leader si è diventato, ecco. E lì mi sta parecchio piacendo. E Felipe Melo ha combattuto parecchio al centrocampo, anche se ha rischiato di essere espulso. Ha rischiato veramente l'espulsione, infatti ero convinto che lo togliesse, ma poi ha già deciso di tenerlo ancora in campo. E Medel mi ha fatto un po' paura dietro, perché sembrava un po' indeciso, poi anche lui è cresciuto comunque durante la partita. Bisogna dire che anche sta partita ci è andata bene, perché l'anno scorso una di queste partite l'avremmo pareggiata, sta partita, o addirittura persa. Quindi ritorno a dire che questa terza partita di campionato ci è andata bene, però si vede che qualcosa in più c'è, ecco. All'inizio nel precampionato mi sembrava di vedere un Inter, sai, solita, però comunque a pensarci effettivamente erano soltanto amichevoli, quindi non è che può dire
però si è visto che la squadra è cresciuta, c'è ancora qualcosa da aggiustare, però la, il carattere c'è, sembra che il carattere ci sia, combattono eccetera, è stato un derby, è stato un derby proprio voluto, ecco, cioè una vittoria voluta, si vede quando una vittoria è voluta, ecco. Quindi nel complesso sono contento, cazzo, 3 punti, altri 3 punti, 9 punti in 3 partite, punteggio pieno, primo in classifica, capolista, la Juve ha pareggiato, si chiama di perdere, siamo pure più 8 della Juve addirittura, addirittura più 6 della Milan, siamo davanti alla Roma, cioè conto un cazzo adesso, però dà morale, perché gli ultimi 3 anni abbiamo sempre fatto, sì, magari 2 anni fa 2 vittorie, poi dopo ciao, pareggio, poi chi si è visto si è visto. Adesso invece siamo lì lì, non ci saltiamo ancora perché il campionato è lungo, ancora c'è da soffrire, c'è da soffrire, però sono contento che, che il derby comunque è una vittoria importante, perché dà tanto morale, dà tanto morale, e ci serve un bel po' di morale, perché io sinceramente ero convinto che l'avremmo pareggiato sto derby, però sotto sotto sentivo che magari una vittoria sarebbe potuta arrivare, è arrivata, abbiamo ottenuto il risultato soffrendo, perché comunque si soffre, non è che non si può dominare tutte le partite purtroppo, quindi giusto così, va bene, e speriamo che il Guaro continui così, perché se continua così può piacere, si può conquistare un posto da titolare. Vedremo ancora, quest'anno ci saranno delle da vedere tante cose, quindi sono contento, finalmente 3 vittorie consecutive che sono arrivate così, pam, pam, di botto, adesso vediamo di non andare in crisi, mi auguro, prossima col Chievo, mezzogiorno e mezza, va bene, c'è ancora una settimana, godiamoci sta vittoria del derby, e poi dal lunedì, martedì si può pensare tranquillamente alle prossime di campionato. Ragazzi, forza Inter, avanti così, grandi, ciao ragazzi, alla prossima.